Nella giornata di oggi, giovedì 26 ottobre, è stato arrestato a Milano il 3 per 24enne Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni. È accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose per una sparatoria, che risale all'11 luglio scorso. Due ragazzi furono trovati con ferite alle gambe da arma da fuoco. Perché il trapper Shiva è stato arrestato? A incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza installate all'esterno della casa discografica Milano Ovest. Il cantante è stato filmato mentre impugna una pistola e spara contro due ragazzi che poco prima lo avrebbero aggredito. Questi ultimi farebbero parte di un gruppo vicino al collega Rondo da Sosa, che non era presente al momento dei fatti. Tra i due artisti da diverso tempo ci sarebbero attriti. Una delle vittime sarebbe un atleta di MMA, Alessandro R. Un mese e 10 giorni prima dei fatti, per esempio, la polizia era intervenuta per due risse tra i due gruppi, dove alcune persone erano rimaste ferite. L'agguato premeditato, la sparatoria e le indagini. Per quanto riguarda l'episodio dell'11 luglio, gli investigatori di Via Fatebene Fratelli hanno scoperto che le due vittime avevano pianificato un agguato proprio nei confronti dell'artista, per rispondere ad alcuni insulti diffusi online. I due però non erano da soli. Come mostrato dal video diffuso dalla polizia, a un certo punto si vede arrivare un terzo ragazzo che avrebbe dovuto riprendere l'aggressione e pubblicarla sui social. Sarebbero stati esplosi almeno 4 colpi. Sono stati trovati infatti altrettanti bossoli di un calibro 21. Uno era a terra, due erano conficcati nella macchina e il quarto è stato trovato nella gamba di uno dei feriti. L'arma invece non era sulla scena del crimine. In totale gli indagati sono 8, di cui 5 vicini al gruppo del rapper Shiva. Nessuno di loro ha precedenti.